Cismon del Grappa è una piccola frazione in provincia di Vicenza, sulle rive del canale Brenta. Il nome Cismon significa al di qua del monte, ed è proprio la posizione tra il monte Grappa e l'altopiano di Asiago che ne contraddistingue il paesaggio. Grazie alla temperatura fresca della Val Brenta, i funghi trovano qui il proprio habitat naturale. E non poteva che chiamarsi Funghi Val Brenta, l'azienda che ne custodisce i segreti della coltivazione da più di 30 anni. I funghi di Cismon attendono solo le mani esperte dei nostri custodi del territorio. Chi cucinerà il piatto più buono? Lo scopriremo in questa puntata di Sapori e custodi del nostro territorio. Tantissimi i prodotti che abbiamo avuto modo di valorizzare all'interno della nostra cucina qui di Despar. Molti magari già li conoscevate, altri forse li avete sentiti nominare per la prima volta proprio grazie a noi. Ne saremo soltanto che felici, eh? Tra i tanti prodotti magari c'è qualcuno che state aspettando con grande impazienza che venga trattato e valorizzato. Beh, devo dirvi la verità, che questo è anche un po' il mio desiderio, però oggi vengo soddisfatta perché io adoro i funghi e finalmente, caro Renato, cara Giovanna, si parla di funghi. Beh, ma anche finora non è che è andata male, però i funghi ci stanno, dai. Sono davvero contenta che si possa parlare di funghi, anche perché tantissime sono le ricette che possiamo fare. Tantissimissime. Oggi sì, ci sarà qualcosa di molto curioso, però prima di presentarvi gli sfidanti e quindi anche di svelare quali saranno le ricette che condivideremo con voi, vogliamo presentarvi i produttori, simpaticissimi, ma non solo simpatici, molto capaci e per certo stanno cercando di custodire il territorio. Andiamo a conoscerli insieme. Sono Giorgio Busnardo, responsabile commerciale di Funghi Val Brenta. In questa azienda coltiviamo funghi con una passione che si tramanda di padre in figlio. Qui a Cismon del Grappa, oltre ad occuparci esclusivamente della parte di raccolta e crescita del prodotto, siamo attrezzati a provvedere alla produzione del substrato, vale a dire di quel terreno speciale che serve per far crescere i nostri funghi. Da oltre 30 anni ci dedichiamo a questa attività, distinguendoci da tutti gli altri operatori del settore. Inoltre, il luogo dove ci troviamo e la particolare ubicazione costituisce un vero fattore strategico. Infatti, grazie alla vicinanza del nostro fiume, il fiume Brenta, e del massiccio del Grappa, abbiamo caratteristiche climatiche uniche per la coltivazione di questo magnifico fungo. Le nostre modernissime serre, con oltre 12.000 metri quadri di superficie coltivate, oggi ci permettono di eliminare l'utilizzo di prodotti di sintesi e utilizzano energie provenienti da fonti rinnovabili. La collaborazione con Despar è attiva da lunga data, ovvero da quasi 20 anni, e ci permette di portare nelle tavole dei nostri clienti funghi appena raccolti, ogni giorno dell'anno, interi o già affettati, facili da cucinare e quindi pronti per essere gustati. E soprattutto possiamo contare su un prodotto di grande qualità, buono e genuino, coltivato con metodi naturali e senza sottostare ai capricci delle stagioni. Dall'azienda Funghi Val Brenta è un piacere avere qui con noi nella nostra cucina Giorgio e Pier Emilio. Benvenuti! Che felice! Wow! Che cosa ci state portando quest'oggi, Giorgio? Io ho portato i nostri funghi, i prataioli. Altrimenti detti champignon. Wow, lo sai che ogni tanto, devo dirti la verità, che un po' lì e un po' là li vedo, però non mi azzardo mai a raccoglierli perché ho sempre un po' di paura, eh? Sì, crescono spontaneamente in natura, in primavera e in autunno. Nella nostra azienda li coltiviamo tutto l'anno. Quindi posso essere più sicura, dici? Puoi stare sicurissima con i nostri funghi. Prodotti di alta qualità, poi grazie a te posso mangiarli quando mi pare e piace perché sono fantastici ed hanno degli ottimi proprietà nutrizionali. Non solo nutrizionali, ma anche gustative, sono una bomba di sapore, veramente qualche cosa che madre natura ci ha dato di incredibile, che va a lietare una miriade di piatti, ma soprattutto prodotti che non ci fanno crescere di peso, hanno un bassissimo apporto calorico, per cui li possiamo mangiare anche tutti i giorni, come vuoi tu. Ottimo gusto, ma niente calorie, che meraviglia. Per piacere, appoggiate queste belle vaschette nel bancone del team coltello, nel team forchetta, voi prendete posizione alle mie spalle, perché come ormai è risaputo, i produttori sono anche i giudici supremi di una sfida fatta tra due sfidanti che non sono solo marito e moglie in questo caso, perché ormai è una lotta, vero? Ma che sono anche due persone del territorio di Cismon del Grappa e noi in realtà abbiamo fatto una ricerca importante, poi ne abbiamo trovate due che secondo noi stanno facendo il possibile per valorizzare e custodire il territorio. Conosciamole attraverso questa scheda. La custode del territorio del team Coltello si chiama Daniela Cainaro, ha 66 anni e si occupa di cultura del territorio. Il suo motto è guardare sempre avanti, cercare di guardare dietro il meno possibile.
Il custode del territorio del Team Forchetta si chiama Enrico Cecconi. Ha 65 anni, fa il cabarettista e il suo motto è: so rinunciare a tutto fuorché alle tentazioni. E allora benvenuta Daniela. E benvenuto Enrico. Ciao Sara, devo parlare in italiano? Oddio, se ti viene più allora, facile. Allora devo chiamarti, chiudi. Con questa. Ma avete visto cosa abbiamo voluto fare oggi? Maschi contro femmine. Ai. E io, se, poveri voi, sono una femminista abbiamo convinta, inizio con loro. Inizio con voi, che bel colore. Grazie. Qui. Allora Daniela, raccontami che cosa ci prepari oggi. Ho deciso di fare una parmigiana con i funghi. E poi vedremo la preparazione, così per svelarvi tutti i segreti, non abbiate paura, che poi passo passo ci racconta tutto. Mentre di qua ti già stai iniziando, ma perché stai già iniziando tu? Perché per friggere l'olio ha bisogno di un paio di giornate, siete qua voi? Non ci muoviamo, no? Cos'è che, quindi allora, già sappiamo che friggerà. Sì, ma frittura mista di? Funghi? Funghi, senz'altro, trottine del Brenta. Super territorio sì, questo. Sì, sono di allevamento, eh. Ok. Comunque. E poi polenta. Prendo il centro per un istante per dare ufficialmente il meno 3, 2, 1 e adesso andiamo via col tempo e quindi potete anche iniziare a versare olio, friggere e quant'altro, furbacchioni. Io invece vado qui un istante dai nostri produttori. Perché champignon? Anzi, come te lo dicevi tu bene? Champignon. Benissimo, perché? Perché raccontami un po' di storia, visto che stanno tutti e due usando questo fungo. Beh, perché la coltivazione dei funghi parte in Francia ed è da là che quindi è partito il loro nome. Per puro caso degli agricoltori francesi nella periferia di Parigi che coltivavano meloni e buttando sul terriccio esausto delle serre dove coltivavano meloni l'acqua di lavaggio dei funghi che in primavera e in autunno raccoglievano che crescevano spontanei nei campi, si sono accorti che su quei mucchi di letame crescevano i funghi. Da là sono rientrati in Italia degli emigranti che avevano imparato in quella zona a coltivarli e sono arrivati qua nelle nostre grotte di Custoza, nel Montello, ed ecco il perché del proliferare dei funghi nel Veneto, che è oggi, penso, la regione più produttiva d'Italia per quanto riguarda il fungo coltivato. Mi piace questa cosa, prima mi dicevi 365 giorni all'anno, forse qualcuno da casa può pensare, beh, ma quando sono in serra, in grotta, così avranno le stesse proprietà, saranno gustosi uguali? Grazie a materie prime altamente selezionate, al pieno rispetto del loro ciclo naturale e soprattutto a delle caratteristiche esclusive che ha la nostra valle a livello microclimatico, i nostri funghi si possono coltivare tutto l'anno in una struttura altamente tecnologica e con che ci permette di non utilizzare prodotti di sintesi in tutte le fasi del ciclo di coltivazione dei nostri funghi. Bella, bella. Sempre freschi, genuini e soprattutto buoni. E staremo a vedere anche se cucinati bene. Intanto avete già iniziato Abbiamo a tagliare le... Abbiamo messo le melanzane e fatto perdere il succo, che può essere amaro, e con del sale grosso. Che cosa stiamo facendo? Pulendo i funghi? Non passateli sotto l'acqua, giusto? No. Giustissimo. Perché? Perché altrimenti si rovinano. Quindi noi li abbiamo questo pennellino. Io normalmente li pulisco con questo, che lo utilizzo da tanti anni per pulire. Loro li accarezzano, da questa parte di carezze non ne vedete da un po', secondo me. Mandiamo solo baci. Ciao baci Daniela, d'amore. Cuciniamo per Ciao, ricevere Enrico. Le carezze. Cucina, perché voi ricercate per riceverle, perché fondamentalmente può essere un metodo di seduzione. Mi raccomando con la frittura, perché i fritti sono buoni da mangiare proprio al momento, certo. Quindi calibrate tutti i tempi. Certo, non faremo un fritto croccante, ma l'accompagneremo con una sorta di maionese un po' particolare, fatta con del burro montato, dell'aglio e del prezzemolo, che aiuta a insaporire bene sia il pesce sia i funghi. Dimmi la verità, Enrico, la conoscevi già Daniela? Ci certo, sono... siamo state ultime dell'anno, abbiamo fatto feste, ballato, cucina, di tutto. Stai tagliando i nostri prataioli a fettine sottili. Esatto. Della stessa spessore delle melanzane, giusto per intenderci, per avere la stessa consistenza o varia, non importa? No, le melanzane anche un po' più grosse. Che vi sembra? Che vi parlo voi, che siete qui di passaggio? Beh, originalità, due prodotti di campagna abbinati assieme, ma che vivono in ambienti completamente diversi. Di qua un azzardo un po' più grande, farina di montagna, prodotto di campagna, fungo e prodotto
di acqua. C'è un mio amico, un carissimo amico, il presidente dei ristoratori bassanesi, Sergio Dussin, che fa una torta con una composta di champignon che è qualcosa di incredibile. Oh, ma che meraviglia che mi hai raccontato. Guarda, proprio non lo sapevo, forse neanche voi lo sapevate da casa, che con i funghi si può fare un dolce. Che meraviglia, mi piace svelare queste particolarità, così come mi piace anche raccontarvi di più della vita dei nostri sfidanti, che sono i veri custodi del territorio, un territorio fantastico che tutti i giorni vivono e che li ha visti anche ballerini. Dico bene? Avete fatto i ballerini, li hanno fatti da questa. Guardiamolo insieme, mamma mia. Vi siamo mancati? Voi sì, a noi, eh? Però dai, venite subito che andiamo a vedere con Daniela a che punto siamo con la ricetta. Ah, siete andati avanti qui? Siamo andati avanti. Non si scherza mica? No. Raccontami per piacere, dai. Beh, abbiamo messo le melanzane a spurgare, poi le ho asciugate e poi le abbiamo fritte. E una volta fritte abbiamo fatto a parte andare i funghi con il pomodoro e aggiunto un po' di basilico, il sale, saltato abbastanza velocemente, fatto a strati con la melanzana, il sugo con i funghi e il pomodoro e sopra la mozzarella. Ma che bontà, non vedo l'ora di assaggiarlo anch'io, perché sì, voi giudicate, però posso assaggiarlo anch'io. Hai sempre questa calma, questo bel modo di porti, mi piace. Noi calmi. E lui calma, e tu non sembri proprio la più calma di tutti, dai. Beh, ma dai. Io sono proprio tanto calma. Noi calmi. La Giovanna. Pensare che è l'ultimo strato. Sai chi me le ha consigliate? Chi? Daniela, sei tu che le hai consigliate le trottine? Sì, sì, è vero. Tu fai le trottine, sai perché? Perché, guarda, desidero proprio che la vittoria ti arriva. Davvero? Sì, è fatta proprio generosa. Lazzarone, guardiamo insieme come se la passa Enrico. Ah, Agismondo e Grappa. Ma... sì. Io sono Enrico Ceccon, le mie passioni sono il teatro, la cucina e il ballo, il cabaret, teatro veneto, teatro in lingua veneta. Noi amiamo le tradizioni, usi, costumi, i cibi che hanno un potere evocativo straordinario, perché quando ti siedi a tavola e fai un polenta e scopeton, che sarebbe la ringa, quel profumo là che si sprigiona ti fa tornare bambino. Ti fa tornare quando eri in famiglia, con tutta quella polenta blanca, calda, gialla. E, hai capito? I profumi là hanno un potere evocativo unico, straordinario, per quello che amo anche la cucina. Bello ridere di questo bel filmato, ma con te si ride, d'altra parte funziona così, insomma. Quando volete c'è andiamo. Il quizzone. Eccoci qua. Allora, i concorrenti hanno già preso posizione al centro della nostra cucina. Fatemi vedere se funziona il vostro pulsante. Perfetto. Va anche tu, benissimo. Allora, sono tre le domande che vi farò. Per ogni domanda ci sono tre risposte. Dovete individuare quella giusta. Tutto chiaro? Sì. Più o meno, limpido. Andiamo con la prima domanda. I funghi appaiono e crescono come piante, ma si nutrono e si decompongono come gli animali. A quale regno appartengono? A. Vegetale, B. Animale o C. Quello dei funghi? Si è provato prima Enrico? Quello dei funghi? Ma bravo! I biologi moderni considerano i funghi come appartenenti ad un regno a sé stante, il regno dei funghi per l'appunto. Perché ridi? Ci ho pensato, ma è venuta subito. Andiamo con la seconda domanda, che è sicuramente molto più difficile. Da quale parola deriva il termine francese champignon? A. Champagne, perché è il vino di accompagnamento ideale. Oppure B.
campagnoli perché si trovano in campagna, oppure C, compagnon perché si consumano in compagnia. Vai, Daniela. La seconda. La B, campagnoli, decisamente. Il fungo è il frutto di una intricatissima e invisibile rete sotterranea di filamenti, chiamati micelio, che si estende anche per svariati chilometri quadrati. Qual è lo spessore medio di questi filamenti? A, un millesimo di millimetro, oppure B, mezzo millimetro, o C, 5 millimetri. Vai, Daniela! A. Esatto, pensate che l'organizzazione cellulare di queste colonie di micelli può permettere loro di sopravvivere per centinaia di anni. Ha vinto Daniela questa parte del quiz, caro Enrico, devi riparti almeno con la ricetta, No, tornate infatti nelle vostre cucine, dai, avanti, avanti, avanti. Punto alla vittoria finale proprio. Alla riscossa, tutto sì, l'ultimo percorso, bello, bello, eccoci mi qua. Piace. Eccoci allora, voi qua. Continuate perché mentre i produttori prendono la posizione per gli ultimi minuti delle varie ricette, io vado da Daniela. Hai sentito che il signorino qui è andato a raccogliere tutte quante le ricette dalle varie signore? Sì. Però è importante questa cosa che viene fatta, sì, per custodire il territorio. Sono tantissimi anni che lui raccoglie le ricette della tradizione veneta e cismonese in particolare, ricette che non si usano neanche più. Vediamo, conosciamo più da vicino la sua vita. Lo facciamo con questo video, se lo guardi insieme a noi? Va bene. Dai, guardiamolo insieme. Sono Daniela Cainaro, la mia storia familiare parte da qui, da parecchi secoli. Io addirittura ho sposato un Cainaro, anche se non eravamo parenti. La storia della mia famiglia è qui, è racchiusa fra queste quattro montagne, così semplici, ti accolgono, sono come un nido caldo. Mia mamma, al di là dell'apparenza così minuta, è una roccia. Lei mi ha insegnato molto nella vita, ma mi ha insegnato anche a cucinare, soprattutto i dolci. Cucinare è cultura viva, perché bisogna pur mangiare. E comunque cucinare vuol dire mettere in moto anche la fantasia. Oh, che meraviglia! Tra l'altro hai scritto quindi anche questi bei libri proprio sulla storia di Cismon del Grappa. Sì, io avevo in casa una relazione di un commissario prefettizio, non so come sia arrivata questa relazione, però era una relazione che raccontava cos'era il territorio e la montagna post Prima Guerra Mondiale. Da questo è nata l'idea di scrivere un libro, di fare una ricerca d'archivio ed è nato il primo libro. Tu, Enrico, l'hai letto questo libro? No. Ma come? L'ha regalato, ma non ho ancora letto. Ma Enrico, magari gli ha fatto anche, magari gli ha fatto pure la dedica. Anche la dedica c'è, proprio. E loro hanno già infornato, voi a che punto siete? Stiamo cominciando a friggere, Sara. Va bene, il primo è andato perché lo assaggio io, d'accordo? Attenzione che scuota, Dai che manca poco, intanto andiamo con i nostri produttori che fra poco assaggeranno finalmente i funghi. Ormai sono già tutti lavorati, cotti, cucinati, ma quello che c'è dietro è un gran lavoro, Ma un gran lavoro, una grande passione, un grande investimento che ha portato l'azienda Funghi Val Brenta a trasformare quello che era un relitto industriale, la vecchia fabbrica della Lancia costruita subito dopo la Prima Guerra Mondiale e abbandonata, in quella che è oggi invece una azienda leader a livello italiano. Devo dirti la verità, Giorgio, io adoro il fungo messo così, tante volte non ho molto tempo, quindi trovare le confezioni già belle, tagliate, pronte, non è male, no? Avete, certo, un occhio di riguardo davvero per tutto il tipo di clientela. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché i nostri funghi si possono trovare nelle referenze classiche, nelle tipologie classiche, quindi interi, oppure li potete trovare già, quindi già affettati e praticamente già pronti al consumo. Quindi un ottimo prodotto, versatile, sempre fresco, genuino e squisito in cucina. Bravi Funghi Val Brenta, prendo il centro della nostra cucina perché ci siamo quasi, siamo alla fine. Dovete iniziare a impiattare, quindi meno 3, 2, 1, stop al tempo. E allora partiamo questa volta dal team Forchetta. Ma guarda, abbiamo preparato un fritto, ma rispettando le tradizioni. Le trote del Brenta, i funghi della Val Brenta e della polenta fatta con il mais poncio della stessa zona. Quindi abbiamo usato la polenta fritta con il mais, abbiamo fatto la farina per comunque passare prima di friggere. Molta attenzione alle temperature, quindi fornitevi di un buon termometro che è molto utile in cucina.
Abbiamo fatto una salsa, una sorta di maionese con il burro, condita con un po' di prezzemolo e aglio, e abbiamo preparato un grande piatto. Perfetto, vediamo come risponde il team Coltello invece. Noi abbiamo rivisitato un classico, che è una parmigiana di melanzane con i funghi, e abbiamo fatto friggere le melanzane, abbiamo lavorato i funghi con un po' di pomodoro, un po' di timo, un po' di mozzarella e abbiamo infornato il tutto. Abbiamo guarnito con dei funghi freschi, leggermente scottati, del pomodoro e dell'origano fresco dell'orto della mia amica. Renato, Giovanna, portate i piatti che avete fatto insieme agli sfidanti di questa puntata. Ci siamo, mi raccomando, dovete commentarci un po' tutto, l'impiattamento, come vi sembra, il gusto e quant'altro. Siete pronti? Da dove iniziamo? Beh, cominciamo da questo, che ce l'abbiamo qua davanti. Direi che da un punto di vista del colpo d'occhio è veramente qualche cosa di incredibile, l'impiattamento è veramente fantastico. Il fungo veramente, pensavo andasse a nascondersi in mezzo al sapore della parmigiana, e invece confermo quello che ho detto prima, sono un'esplosione veramente di sapore, è qualcosa di incredibile. Sì. Adesso state attenti perché mentre nella parmigiana insomma, c'erano alcuni ingredienti ma si possono anche identificare. Sì, la salsa va proprio usata da... Nel fritto avete la polenta e andiamo. Noi non chiediamo di meglio perché qua... Si va benissimo. Qua l'originalità... Andiamo con l'assaggio allora del team Forchetta, su. Io direi di partire con la polenta, che è sicuramente la più neutra, sì, perché sennò rischiamo di... Sulla salsa. Sentiamo anche... Che buona! Eccezionale la croccantezza data dalla scelta della farina particolare, che rispetto alla farina bianca non assorbe tanto olio, l'esplosione del gusto all'interno veramente... Vi chiedo Renato e Giovanna adesso di prendere i vostri piatti, perché per la verità tutto quello che avete sentito grazie alle vostre papille gustative ora dovete scriverlo con dei punteggi nella nostra scheda di valutazione. E adesso chiedo allo studio silenzio. Assolutamente, dobbiamo lasciar concentrare. E ci siamo, andiamo. Chiudiamo. Noi consegniamo il verdetto. Avete finito? L'ardua sentenza, eccola qua. Vi chiedo difficile, di rimanere qui al difficile, centro. Difficile, voi il riconoscimento che fra poco andrà o a Enrico o a Daniela, che invito comunque qui vicino ai nostri produttori. Prego Enrico. Ecco. Perché qua. È arrivato il momento di svelare il punteggio e quindi di dire... Mara, ho un dubbio. Ho vinto mio o te l'hai vinto te? Di dire chi ha vinto questa sfida. Per l'impiattamento al team Forchetta sono stati dati 4 punti, mentre 5 al team Coltello. Per la valorizzazione del prodotto, 5 punti al team Forchetta, 3 al team Coltello. Per il sapore, 4 punti totalizzati dal team Forchetta e 5 al team Coltello, e quindi 13 punti per entrambi i team pari merito. Siete entrambi dei bei vincitori. Fatevi entrare tra di voi, complimenti, bravi. Abbiamo due veri custodi del nostro territorio, congratulazioni, grazie, davvero grazie. Ragazzi, grazie per quello che ci avete insegnato, spero che vi sia piaciuto e soprattutto mi raccomando, tutti possiamo essere custodi del nostro territorio. Arrivederci alla prossima. Ciao ciao, ciao a tutti. Ciao.